Sono in compagnia del nostro cembalista Franz Silvestri, col quale introdurremo l'ultimo brano del concerto della vigilia, che è il concerto di Corelli per la notte di Natale. Ecco Franz, allora che cosa ci puoi raccontare di questo concerto? Dunque, questo concerto è sicuramente uno dei pezzi più famosi della tradizione natalizia di musica barocca. Fa parte dell'ultima raccolta di opere di Corelli, quindi dall'opera 6, è il numero 8, ed è espressamente scritto per la notte di Natale. Per quale motivo? La caratteristica è la pastorale finale. Noi sappiamo che il ruolo delle pastorali, anche nella musica organistica, ma anche in tantissima musica del Seicento, che è stata scritta anche per due violini e basso continuo, il riprendere la tradizione di questi bordoni fissi degli zampognari e di trasformarli poi in musica più colta, in un certo senso, che era comunque proposta nelle grandissime manifestazioni di Natale dell'epoca, per le corti ma anche per le chiese, non sfugge neanche al grandissimo Corelli, compositore che è addirittura stato imitato con gesti, potremmo dire, folli in Francia, perché facevano di tutto per cercare di assomigliare al suo stile, ma non ci riuscivano. Il concerto ha una struttura piuttosto particolare, ha un brevissimo vivace che precede invece un grave in stile un po' fugato, un po' severo, un po' con questo sol minore, con dei ritardi bellissimi di nona, al quale segue poi la classica struttura che Corelli dà ai concerti grossi, quindi con dei dialoghi tra concertino e tutti, concertino e il basso continuo, con quindi il violoncello e i due violini, e invece tutta l'orchestra che risponde con quello che viene chiamato tutti, creando questa dinamica a terrazze tipica poi della musica barocca. Ancora molto particolare è l'adagio che segue, che in effetti moltissimi critici addirittura accostano a un evento, come se fosse la nascita di Gesù. E infatti questo candore, questo momento estremamente dolce si coglie in questa composizione, che però curiosamente ha un intermezzo, un allegro in tempo molto veloce, con delle note in tremolo, e poi si ricomincia da capo, come se fosse una forma ABA, quindi da capo, dove ritorna questo bellissimo adagio in mi bemolle maggiore, al quale segue un vivace piuttosto corto e un allegro invece molto molto virile, al quale curiosamente segue questa pastorale che viene data come pastorale ad libitum, il che ci fa sospettare che il concerto potesse essere riciclato non nel tempo di Natale. Quindi nel tempo di Natale si va a introdurre questo ultimo con lo sforzo nella pastorale in sol maggiore, in tempo in terzi, proprio classico della pastorale, quindi un tempo ternario, e in questo brano veramente Corelli sembra in alcuni punti allargare il suono dell'orchestra con un abbraccio, per poi invece concluderlo con un soffio molto piccolo, molto umile, che sembra davvero uno sguardo verso un evento di straordinaria dolcezza come quello che è il Natale. Vi auguro buon ascolto. Grazie, sei stato meraviglioso, anche tu quasi come Corelli. Buon Natale a tutti. Buon Natale.